Il cielo e la terra passeranno, ma le parole di Dio durano in eterno. Credi in Gesù, che è l'unica speranza. Credi nel Signore Gesù. Convertitevi. Convertitevi dal peccato a Dio, da Satana a Gesù Cristo. Lasciate le vie del diavolo e seguite le vie del Signore. Lasciate la menzogna e seguite la verità. Gesù, alleluia, è l'agnello di Dio che toglie. Alleluia, gloria al Signore. Gesù ti vuole salvare, guarire, perdonare e liberare. Credi in Lui e avrai la vita eterna. Gesù è il principe della pace. Credete nel Nazareno, è solo Cristo che salva, non una religione, non una chiesa cattolica, una parrocchia. Lì non c'è la salvezza, lì c'è l'idolatria, c'è il diavolo. È solo Gesù, il vivente, il risorto, il Figlio del Dio Altissimo, che può salvare. Credi. Tieni, prendi un messaggio. Io se dove prego io. Prego, mio letto. Prega, prega. Sul letto di morte. No, non solo lì. Tutti i giorni dobbiamo pregare Gesù. Non solo quando arriverà la morte, e noi non sappiamo quando arriva. Una volta il prete mi disse, io ero ragazzo, non dovevo essere siano, mi disse, sì, ascolti, io ho 12-13 anni, sì. Perché se mi devo venire a confessare i miei peccati a sì. Lei? Devo raccontare hai i miei peccati bene. A lei? Tutto, Gesù, Dio, io in qualsiasi momento io sì. Mi metto amen. E lo prego, amen. Lui mi è ascolta. Così. Giusto. E lui che ha bisogno del cellulare, se lei che è un sono un tramite, no. Ha bisogno del cellulare. Quella è una bugia, che lui è un tramite. La Bibbia dice che l'unico tramite è Gesù Cristo, sì. Per arrivare a Dio. Sì, ma anche loro sono stati educati e cresciuti sì. In quel modo, magari sono non lo per loro è normale così. Quindi e anche loro sono peccati. Ci vuole rispetto per tutte le religioni. Io bisogna rispettare, però non accettare tutto. Allora, non accettare, no, ma io viaggio tanto, sono un uomo che viaggio tanto. Ho sempre rispettato tutte le religioni. Avvicinati a Gesù. Io ci sono. Leggi il Vangelo, va bene? Mi fa piacere che voi cercate di svegliare la gente. Difondiamo, prendi il Vangelo. Bello, Gesù ti illuminerà, lo crediamo. Grazie bene lì. Alleluia, il Vangelo di Giovanni, gloria a Dio. Alleluia, credete in Gesù. Gloria al Signore. Credete nel Signore Gesù Cristo. Abbiate fede nel Re dei Re. Questa mattina siamo venuti qui a condividervi un messaggio della speranza. Il nostro Signore Gesù dice nella parola: beati quelli che credono e non hanno visto. Beati i puri di cuore. Beato l'uomo o la donna che confidano nell'Eterno, nel Signore. Alleluia. Se tu credi in Gesù Cristo, diventerai una persona beata. Avrai la pace. Avrai la vera speranza. Sarai liberato dai tuoi peccati, perché il peccato ci rende schiavi. Gesù ha detto, vieni ragazzi, non lo so. Gesù vuole togliere il peccato dal cuore, così noi e anche voi potete avere un cuore puro. Per entrare nel regno di Dio dobbiamo avere un cuore puro, un cuore pulito,
Per entrare in cielo dobbiamo avere un cuore nuovo, un cuore illuminato, un cuore pieno di amore, un cuore pieno della purezza. Gesù ha detto che purtroppo, ha detto il Signore Gesù, vi condivido questo messaggio del Vangelo, ha detto Gesù che il peccato viene dal cuore dell'uomo, il male, l'omicidio, l'adulterio, la menzogna, l'ubriachezza, viene dal cuore degli uomini che fanno il male. Ecco perché il cuore deve cambiare. E l'unico che cambia il cuore si chiama Gesù, Gesù di Nazareth, lo Spirito Santo, è l'unico che può cambiare i cuori. Pregate Gesù, Signore. Cercate. Ma Gesù ci dà la forza, Signore. Cercate la verità. La verità vi farà liberi. L'unico, vi dico solo questo prima di andare avanti, l'unico che ci può dare un cuore nuovo è Gesù. Non devi andare dal prete a chiedere perdono, non devi andare dal parroco a confessarti, loro non possono fare niente. È direttamente Gesù, direttamente Cristo. Care donne, cari uomini, care persone che siete qui, voi avete un'anima preziosa davanti a Dio, la vostra anima è preziosa. Alleluia, gloria a Gesù. Gesù vuole salvare la tua anima. Tu hai un'anima, tu non sei solo un corpo che cammina, un corpo di carne. Tanti vivono come carnali, ma non sono solo un corpo. Voi non avete solo un corpo. Mio Dio, non vogliono la parola, scappano via, il diavolo le fa scappare. Che Dio abbia pietà di loro. Lo so, la verità fa male. La verità fa, ma ci libera però. L'ha detto Gesù. Tenga. Gesù ti vuole illuminare. Amen. Gesù è grande. Leggi il Vangelo. Amen. Trova anche 10 minuti al giorno. Leggi la parola. Alleluia. Facciamo una preghiera, dai. Gesù vi vuole illuminare. Credete in Gesù. Credete nel Re dei Re, carissimi. Alleluia. Popolo dell'isola, non vi isolate in voi stessi, alleluia, non vi isolate nei vostri pensieri sbagliati, avvicinatevi a Gesù, popolo siciliano, popolo che Dio ama la Sicilia, sapete? Dio è misericordioso, ma vuole che i peccatori si pentano, che le peccatrici si pentano, che gli idolatri si pentano, che i bugiardi si pentano, che gli adulteri si pentano, gli omosessuali si pentano, i mafiosi si pentano. Dio vuole che gli uomini si pentano, perché verrà un giorno del giudizio e in quel giorno del giudizio nessuno potrà nascondersi. Tu oggi puoi nasconderti da me che predico. Scappi via, non vuoi ascoltare, ti nascondi dietro una finestra, ti nascondi in macchina, ti nascondi dietro le scarpe, dietro il furgone. Ma nel giorno del giudizio non ti potrai nascondere, ma il Dio onnipotente ti chiamerà per nome. Il Dio onnipotente ti chiamerà all'appello. E se tu non hai fatto la volontà di Lui, se tu non hai creduto in Gesù, se tu sei Alleluia. Stato ribelle, disubbidiente, malvagio, malvagia, carnale, hai fatto tanti sbagli, peccati, disubbidienze, tu nel giorno del giudizio sarai condannato.
Grazie, predico in piedi, meglio. Io sono da sedere. Posso salire sopra? No, seduto sì. E poi pregare. Gesù nel giorno del giudizio chiamerà tutti gli uomini. Gesù chiamerà per nome e dirà: vieni qui. Hai creduto in me? Hai fatto la mia volontà? Hai ubbidito alla mia parola? E se tu in quel giorno dirai: no, no Dio, non sapevo, non volevo, ho vissuto nei miei piaceri, allontanati da me, ti dirà l'Onnipotente, allontanati da me, vai nel fuoco eterno, ti dirà il Signore. Ma il Signore non vuole questo. La tua anima è preziosa, la tua anima ha un grande valore, la vostra anima, noi abbiamo un'anima. Gesù vuole salvare l'anima. Gesù vuole salvarci, alleluia. Gloria a Dio. Se volete un messaggio ve lo regaliamo, un Vangelo. Volete un Vangelo? Amen. Gloria a Dio, Signore benedetto. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Qualcun altro vuole un Vangelo? Vuoi un Vangelo da leggere? Gloria a Dio, alleluia. Santo sei Gesù. Tocca al cuore, Padre, la tua donna, la tua ragazza, alleluia. Gloria a te, Signore. Tocca, tocca, Signore, tocca, tocca il cuore, Padre. Signore vi benedica, vi illumini con la parola, con la parola. Gloria, gloria a Gesù. Buona Signora, buongiorno Signore, vi benedica. Credete nel Re dei Re. Credete nel Re dei Re. Siamo qui per la gloria di Dio, a diffondere il messaggio della salvezza. Tieni ragazzi, credi. Cari della Sicilia, tornate ad avere fede, alleluia. Non siate materialisti. Credete nel Signore Gesù. Pace. Noi veniamo da Gela, sorella. Siamo venuti a evangelizzare qua. Da Gela, ma vivete a Gela oppure? Sì, per ora sì, però noi siamo che missionari. Avete a missionari? Sì, giriamo in tanti posti a predicare, fuori, all'aria aperta, nelle piazze, nei mercati. Gesù mi ha salvato da tanti anni fa da ragazza. Questo è l'importante. Ho la certezza di andare in cielo con lui. Amen. Il sangue mi ha lavato da ogni peccato. Quindi voi come missionari, ma siamo fate nuove parte creature di in Cristo. Sì, grazie a Dio. Ma allora, fate parte di... diciamo, di qualche gruppo? E a Gela no, noi abbiamo altri fratelli, però il corpo di Cristo è uno. Sì. Amen. Le denominazioni lasciamo di stare da parte, ricordando che la nuova nascita. Amen. Il nostro nome è scritto nel libro della vita. Gloria a però Dio. Noi abbiamo tanti fratelli in Spagna, in Italia, noi giriamo in tanti paesi a predicare per la gloria di Dio. E io una volta lo facevo pure. Amen. Ma anche ora lo posso fare qua, così sì, nella semplicità. Quando mi trovo a tu per tu, cose così. Però di casa in casa ci andavo fuori a dare l'angelina, a dare cose. Amen. I foglietti del calendario pure. Sì, abbiamo pure i calendari. Io faccio parte delle Assemblee di Dio in Italia. Amen, sì. Anch'io nel perché nord. È necessario frequentare sempre una comunità. E quindi ho ritenuto opportuno questa qua, perché facendo il confronto, leggendo la Bibbia, ho visto che sono nella dottrina. E questo è l'importante. Ho cominciato nella a frequentare dottrina del Signore. Ma voi credete nel battesimo santa dello Spirito Santo? Alleluia, certo. Con il segno delle lingue, il parlare in lingua. Gesù, Gesù ci ha battezzato col suo Spirito. Dio vi benedica. Amen. Signore vi benedica, sorella.
pace, pace, pace del carissimo. Credete in Gesù, cari della Sicilia. Credete nel Messia, il figliuolo di Dio. Credete nel Re dei Re. Credete alla parola del Signore. Credete nel Messia, che è il Signore Gesù Cristo, che Dio ha mandato a salvare il mondo. Leggete la sua parola e conoscerete la verità. La verità che vi farà liberi dal peccato. La verità che vi farà liberi dalle tenebre. La verità che vi farà liberi dagli inganni del diavolo. Perché il diavolo inganna le persone. Con tante cose sbagliate, con i vizi, cattivi desideri, false religioni, falsi dei. Ma l'unica verità è Gesù Cristo, che salva i peccatori. Spero che capite l'italiano, anche voi. Capite l'italiano? Gesù è l'unica verità, Gesù Cristo. Il Salvatore che Dio ha mandato. Il vero Dio di Israele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Amen. Ti ha mandato il suo figliuolo, pace. Pace. Dio vi benedica. No, grazie. Dio. Preghiamo, amen. Preghiamo gli uni per gli altri. Amen. Alleluia. Pace di Gesù a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Gloria a Dio. Confidate nel Signore Gesù. Parola di Dio. Alleluia. Confidate nel Signore Gesù. Gloria a Dio, Signore. Cercate la verità. Leggi la Bibbia. Ce l'hai una Bibbia? Corano, hai il Corano, cerca la Bibbia, cerca la verità, perché la verità ci illumina. Il Vangelo. Anche lei trovare il Corano vero. Che lingua parli? Bangladesh, inglese parli un po'. English. Believe in Jesus Christ, the gospel. Sì, noi credo che Gesù profeta, noi credo. Lo so che nel Corano dice, però Gesù non è solo un profeta, lui è il Salvatore, l'unico Salvatore. Salvatore solo Signore. Ma Dio ha mandato Gesù. Sì. Dio ha mandato tutto profeta. Senza Gesù non c'è salvezza. Tu devi chiedere perdono a Gesù dei tuoi peccati. Ti voglio dire, ascolta, col peccato, sai cos'è il peccato? Col peccato tu non puoi andare in paradiso, devi purificare, e l'unico che ci purifica è Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Ma chi preghi? Prega il Signore, Allah. E Allah è il vero Dio? È il Dio di Israele. Allah è morto. Mohammed è venuto tanti anni dopo i veri profeti della Bibbia. Mosè era un vero profeta. Ma Mohammed, ascoltami bene, te lo dico con rispetto, Mohammed era un uomo peccatore. Lui ha avuto una bambina come moglie, lo sai questo? Mohammed ha avuto una bambina, faceva sesso con una bambina, questo è giusto? Un profeta di Dio non fa queste cose. No, non posso dire così. È così. Non posso dire così. È così. Prima la Gicurana. È sbagliato. Allora, Bibbia, la Gicurana. Gesù è venuto a portare il Ma Vangelo. Conosciamo questo corano bugiardo d'inferno, che il Signore sgrida. Alleluia. Mille anni prima. Gesù non è solo un profeta. Lui è il re dei re. È il re di Israele, alleluia. Sai cosa dice la Bibbia? Che nell'ultimo giorno Gesù verrà a giudicare il mondo. Se Gesù era solo un profeta, lui non poteva venire a giudicare il mondo. Anche il Corano lo dice, che Gesù nell'ultimo giorno verrà Gesù a giudicare. Allora lui non è solo un profeta, è più grande. Amen. È più grande. Gloria, è il Messia, il re dei re. Fai una preghiera e dimmi: Dio, fammi vedere chi è Gesù veramente, fammi capire. Fai questo nella umiltà. Umiltà. Vuole illuminare? No, no. Il Corano dice grandi bugie. Guarda che Bibbia è cambiato. Non è così. Il Corano non è cambiato mai. Signore, perdona. Che dite questo?
Il Corano non è la vera parola di Dio. Tutto il mondo, allora, usalo qua, tutto il mondo vai, vai, vedi il Corano come fa. Guarda che il Corano è venuto migliaia di anni dopo la Bibbia. La Bibbia è la verità. Allora, alleluia. La Bibbia è la verità, lascia stare il Corano. Buttalo fuori. Un falso profeta, uccideva le persone. Lo devo dire. Lo devo dire, è la verità, è la verità. Allah è morto, ma che fa? È morto, dov'è ora? Gesù è vivo in cielo. Alleluia, gloria a Dio. Ritornerà, alleluia. Perdona Gesù Cristo. E verrà lui dal cielo a giudicare le nazioni. Venga Signore. Credete in Gesù, prendete una parola del Signore. Allora, siete credenti. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Veramente. Veramente che il Signore ti aiuti veramente di quello che fai. Lui ci dà la forza. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore, libera quei musulmani, Signore. Credete nel Vangelo. Leggete il Vangelo. Oh, Signore, illumina i cuori. Credete in Gesù. Gesù è la speranza dell'anima. Dio ha mandato Gesù a salvare il mondo. Salvare i peccatori. Nessun altro ha il potere di salvarti. Tu puoi pregare un santo, puoi pregare una Madonna, puoi pregare Allah, puoi pregare Buddha, ma nessuno ti può salvare, solo Gesù Cristo. Amen. Così dice la verità, la parola di Dio. Alleluia. Solo Gesù è la salvezza. Solo Gesù è il Redentore, il Salvatore del mondo. Abbi pietà, Signore. Amen. Dio vi benedica, fratelli, per la gloria del Signore, una gioia che ogni giorno il Signore ci guida nella semplicità, al di là dei nostri difetti, nel nostro piccolo. Gesù ci dà la forza di proclamare l'unica verità della parola di Dio. Credete nel Signore Gesù. Amen. È l'unica salvezza. A Cristo tutta la gloria, l'onore e la lode. Shalom Adonai. Gloria a Dio. Alleluia.